È stato molto faticoso raggiungere questo obiettivo, ma raggiunto con tanta determinazione e lavoro di squadra. Come vedete siamo in tanti, ANM e tutti i protagonisti di questa sfida, che è green, che va per il trasporto pubblico, che rafforza la flotta, che lo si fa in un momento difficile in cui l'economia dei comuni è particolarmente sotto pressione, e noi non ci siamo fermati mai. In questo modo colleghiamo in maniera verde, in maniera efficace, con le Aminezzo, l'ospedaliera, con il centro di Napoli, in particolare la zona del museo. Parte oggi la nuova linea filoviaria R4 che congiunge il Museo Nazionale con la zona ospedaliera, passando per il Ponte Sanità, la Basilica di Capodimonte e i Colli Aminei. L'infrastruttura filoviaria potenzia la mobilità green, sostituendo la linea 604 e gli autobus a combustione interna con 12 mezzi a trasporto elettrico senza emissioni inquinanti, mettendosi in connessione con la metro 1 al capolinea con la fermata dei Colli Aminei. 16 chilometri di nuova linea filoviaria, un intervento col quale incrementiamo la rete filoviaria del Comune di Napoli di circa il 20%. Un intervento importantissimo, tra i più importanti realizzati in Italia negli ultimi anni. Su questa linea metteremo in esercizio 8-10 filobus che garantiranno una frequenza a circa 7 minuti con una capacità di trasporto di circa 24.000 persone al giorno. Tra l'altro con un importante interscambio con la metropolitana e con i nostri parcheggi di interscambio. Un bellissimo intervento, ma non ci fermiamo qua, nelle prossime settimane qualche altra buona notizia su altri fronti. La linea green prosegue non soltanto sul trasporto pubblico, ma anche per la parte che attiene al trasporto privato. Il mese scorso abbiamo inaugurato l'installazione delle colonnine per la ricarica elettrica nei nostri parcheggi di interscambio. Un altro bell'intervento realizzato con la collaborazione di soggetti di rilevanza nazionale che ci ha consentito di installare circa 120 colonnine nei nostri 10 parcheggi. Anche in questo caso uno dei più importanti interventi realizzati in Italia.